Andrea, sto cercando di registrare, che mi permette di farlo solo su Dropbox. Ok, lo posso fare io, se Ok, vuoi. grazie mille, grazie. Allora. Bene, inizia ad esserci qualcuno. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Davide Scotti che ci porterà diciamo una lezione che lui ha intitolato La terza rivoluzione industriale, A Tale by Rifkin. Rifkin è un personaggio abbastanza di spessore in questo dialogo, diciamo, sull'ambiente, sull'economia e su come la nostra società potrebbe evolvere per affrontare il problema dei cambiamenti climatici. Quindi, ciao Davide. Ciao, ciao, benvenuti a tutti e a tutte, grazie per questa occasione. Grazie a te. Allora, io ti lascio subito la parola. So che è una Ok. bellissima presentazione per noi, quindi avanti tutta. Condivido il monitor e direi che possiamo iniziare. Ok. Va bene, allora io inizierei. Ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Davide Scotti, faccio l'insegnante, insegno storia e filosofia al liceo scientifico e linguistico. E oggi, scusate un secondino che... Ok, attivo il video così potete anche vedermi in faccia. Oggi vi parlerò di Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, come diceva appunto, come anticipava Andrea, è un personaggio assolutamente di spicco in questa fase di elaborazione e di discussione su come la società globale può trasformarsi per affrontare la crisi ecologica e climatica in cui siamo appunto dentro, fino al collo. Jeremy Rifkin è un personaggio molto particolare, nel senso che è una figura che si relaziona col potere, diciamo così, perché è consigliere di leader nazionali e sovranazionali, è consigliere per esempio appunto di paesi, di governi, del governo cinese, è consigliere consulente anche all'interno del Consiglio della Commissione europea, ma è anche un personaggio che ha una carriera da attivista. Fondamentalmente Rifkin è principalmente un attivista, almeno per come me lo immagino io, un attivista pacifista che si è fatto strada appunto negli anni 60 e 70 nella protesta contro gli armamenti atomici. È un attivista animalista ed è un attivista ovviamente ambientalista. In questa copertina vi propongo tre libri che Rifkin ha scritto. Il primo è La terza rivoluzione industriale, che è il libro su cui fondamentalmente ho basato la mia Ma è anche un presentazione, la mia personaggio lezione, che ha ma una poi vi carriera. propongo altri due libri. Il primo è ci La civiltà dell'empatia, perché lo trovo un po' un libro che ci racconta meglio chi è questa persona e come vede il mondo. Il concetto fondamentale di questo libro è che l'empatia è uno strumento che noi dobbiamo sviluppare come esseri umani e come cittadini del mondo per permettere un'evoluzione sana e resiliente della nostra civiltà. Il terzo libro che vi propongo è un Green New Deal globale, che è fondamentalmente il suo ultimo libro, uscito pochi mesi fa, in cui Rifkin affronta anche da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista economico e finanziario, tutte le condizioni fondamentalmente ne necessarie affinché questa transizione a un'economia sostenibile ed ecologica possa accadere, possa avvenire a partire appunto dalla situazione attuale. Rifkin nel corso della sua carriera si è occupato di tantissimi argomenti, è passato dalla biotecnologia appunto alla sociologia, in particolare parlando del tema dell'empatia, ha parlato molto dell'industria della carne, è stato uno degli intellettuali che ha contribuito maggiormente a sviluppare il concetto di ecocidio. Si è occupato anche di lavoro, nel senso che nella sua teoria della transizione, della trasformazione, una nuova concezione del lavoro è centrale, è fondamentale.
si è occupato ovviamente di tecnologie, oggi vedremo, si è occupato di economia e si è occupato soprattutto, meglio, non soprattutto, si è occupato anche di energia. E oggi appunto ci concentreremo su questo aspetto, ovvero come Jeremy Rifkin immagina una rivoluzione del nostro sistema attuale, che lui definisce un sistema del capitalismo centralizzato, da un punto di vista energetico, quindi da un punto di vista dal punto di vista della produzione energetica. Questo sarà il focus della nostra storia. Ora, io immagino che gli spettatori attuali, visto che seguono Fridays for Futures, siano ben informati sulla situazione in cui ci troviamo a livello ambientale, ecologico e climatico. Faccio dunque una brevissima premessa che manterrò stringatissima, giusto per appianare, diciamo, eventualmente le nostre conoscenze e partire dallo stesso punto nel caso in cui appunto ci fosse qualcuno che ancora abbia qualche lacuna. Io farò riferimento per descrivere la situazione attuale a due studi fondamentali, che sono il report dell'Intercontinental Panel on Climate Change, l'IPCC del 2018, secondo il quale appunto viene la tesi di fondo è che se anche riducessimo del 45% le emissioni di CO2 rispetto adesso non mi ricordo se al 2012 o 2014 entro il 2030 comunque continueremmo ad avere il 50% di probabilità, il che significa una possibilità su due di superare, di andare incontro a un innalzamento della temperatura media rispetto ai livelli preindustriali di 2 gradi, ok? Questo significa superare la temperatura media rispetto alla temperatura preindustriale di 2 gradi, significa andare incontro a conseguenze imprevedibili, o meglio, di cui non si può calcolare fondamentalmente quando e come accadranno, che si può prevedere, ma che di sicuro saranno devastanti. Potrebbero esserci conseguenze che comprometterebbero appunto i cicli dell'acqua, che causando crisi idriche in diverse aree del mondo e quindi mettendo a repentaglio l'accesso a questa risorsa fondamentale, generando probabilmente guerre di proporzioni che veramente non possiamo immaginare, perché coinvolgerebbero miliardi di persone. Ci sarebbero appunto siccità, crisi agricole che potrebbero arrivare a colpire anche i paesi occidentali, anche l'Europa e anche gli Stati Uniti, dove purtroppo siamo abituati a pensare di essere sempre al di sopra di ogni rischio. Come voi sapete, queste crisi agricole, queste siccità, queste instabilità sociali è già una realtà attuale in diverse aree del mondo più colpite appunto dalla già colpite dagli effetti della crisi ecologica e climatica. A questo proposito desidero consigliarvi un libro per approfondire questo tema in modo semplice ma estremamente rigoroso e fondato scientificamente, che è un libro di Gramenos Mastroianni che si intitola Effetto Serra, Effetto Guerra, dove vengono spiegati, oltre appunto alle dinamiche della crisi ecologica e climatica, soprattutto viene messo il focus sulle conseguenze in termini geopolitici, sociali ed economici di questi cambiamenti. Il secondo studio che voglio proporvi è appunto l'IPBES del 2019, che fondamentalmente è un organismo governativo che studia i cosiddetti servizi ecologici, ovvero tutti quei meccanismi ecosistemici che servono per sostenere la vita sul nostro pianeta, quindi per sostenere la nostra stessa vita, e che fondamentalmente monitora la vita delle specie viventi. Ecco, secondo questo report, come già avrete sentito dire, noi ci troviamo già ora all'interno di una sesta estinzione di massa. C'è un indice molto interessante in questo studio, che è l'indice del pianeta vivente. L'indice del pianeta vivente ci racconta di fatto in termini molto brutali potremmo dire quanta vita c'è sul pianeta. Quanti vengono monitorate, mi sembra, 16.400 specie animali dagli anni 70 fino ad oggi, e viene misurata proprio il numero di individui di queste specie, quindi non tanto il numero di specie, ma proprio gli individui di ciascuna specie. Bene, in media, di queste 16.400 specie monitorate, la popolazione si è ridotta del 60% rispetto agli anni 70. Il numero più sconcertante riguarda la popolazione di insetti, che sono appunto una categoria di queste specie viventi monitorate. Addirittura gli insetti volanti impollinatori, che sono
uno dei pilastri imprescindibili del nostro ecosistema, si sono ridotti del 70%. Ribadisco, non stiamo parlando delle specie estinte, stiamo parlando della riduzione degli individui all'interno delle specie tuttora esistenti. Quindi questo per darvi un'idea del livello di avanzamento dell'estinzione, no? Di questa estinzione di massa. Prima di passare oltre voglio fare una piccola nota. Questi studi funzionano in questo modo, prendono in considerazione tutte le ricerche attuali nell'ambito appunto dei cambiamenti climatici e dei disastri e della situazione ecologica, no? Quindi della biodiversità, no? Sul nostro pianeta, e stipulano fondamentalmente una media. Questo significa, cioè nel trarre conclusioni, traggono delle conclusioni che fondamentalmente sono una via di mezzo tra le conclusioni più drammatiche tratte da alcuni studi che stanno, come dire, a un polo dello spettro, e le conclusioni invece meno drammatiche, più ottimistiche, che stanno al polo opposto. Questo vuol dire che questi studi si posizionano al centro di uno spettro, ma che ci sono tanti altri studi che invece paventano conseguenze molto più drammatiche, situazioni molto più drammatiche di quelle esposte in questi studi. E tra l'altro, come vedete, questi studi ormai iniziano a essere vecchi, nel senso che il 2018 già ci sono ulteriori studi che hanno ampiamente dimostrato che le conclusioni tratte in questi ultimi report si sono rivelate comunque ampiamente ottimistiche, quindi la situazione è più grave di quella che questi stessi studi già molto drammatici ci raccontano. Ovviamente non farò accenno qui all'enorme complessità del problema, qui ho messo giusto qualche immagine per ricordarci che la crisi ambientale non significa soltanto riscaldamento globale, quindi scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei livelli del mare, ma significa anche inquinamento da plastica, inquinamento da sostanze tossiche legate a tutte le varie forme di inquinamento come le polveri sottili, tutti i vari... insomma, i vari residui della combustione, eccetera, eccetera, riguarda anche l'aumento degli eventi atmosferici drammatici come uragani, la siccità, la crisi agricola e il disboscamento, di cui di questi tempi sentiamo in particolar modo parlare per la connessione che ha appunto col coronavirus, nel senso che è stata registrata un'accelerazione della diffusione di virus e quindi delle epidemie influenzali dovute a zoonosi, ovvero al contagio tra specie animale e specie umana, quindi passaggio del virus da una specie animale alla specie umana negli ultimi 20 e 30 anni, che è stata correlata è stata dimostrata scientificamente questa correlazione alla distruzione degli ecosistemi, che quindi aumentano la probabilità di contatto con queste specie selvagge, di animali selvaggi, che portano appunto questi virus, di cui il coronavirus è un esempio. Quindi chiaramente non stiamo dicendo che il coronavirus e gli altri virus analoghi sono stati causati dal disboscamento, stiamo dicendo che c'è una correlazione tra l'accelerazione, tra l'aumento della frequenza di queste epidemie negli ultimi 20-30 anni e la distruzione degli ecosistemi dove queste specie animali vivono. Quindi questo per dire, siamo dentro ovviamente un'emergenza climatica ecologica, non credo di dovervelo spiegare io, lo sapete già. Ora, di fronte alla drammaticità, alle enormi proporzioni di questo fenomeno, si potrebbe provare un po' di sconforto, un po' di frustrazione, perché cosa possiamo fare noi formichine di fronte a un sistema che non dimostra nessuna intenzione, nessuna volontà di cambiare, no? Beh, scusate, questa c'era una... evidentemente ho sbagliato a inserire questa slide, dovevo inserirla prima, e comunque questa slide semplicemente ci esprime un concetto molto importante, che è quello... appunto del Earth Overshoot Day, fondamentalmente è un calcolo che ci spiega come appunto c'è un momento dell'anno in cui il pianeta a livello globale, ma anche ciascuna nazione a livello appunto locale, inizia a consumare risorse che il pianeta non è in grado di rigenerare. Questo vuol dire che iniziamo a sfruttare il pianeta, ovvero a consumare risorse che non si rigenereranno mai, no? Per esempio, per quanto riguarda il 2019, come vedete da questo grafico, l'ultima colonnina a destra di blu più scuro, dai primi giorni di agosto abbiamo iniziato a consumare risorse che il pianeta non è in grado di rigenerare. Questo per farci capire, quindi per settembre, ottobre, novembre e dicembre abbiamo appunto distrutto un ecosistema
che non è in grado di rigenerarsi. Questo per darvi un po' l'idea delle proporzioni e dell'entità, delle nostre azioni a livello globale. Cosa possiamo fare dunque? Dicevo, bisogna agire ora, è necessario agire ora, è necessario agire a tanti livelli, ma come? Beh, ci sono tanti modi e sicuramente in questa lezione non riuscirò ad affrontarli tutti perché ci sono tanti aspetti. Mi viene da citarne due, mi viene da menzionarne due e per poi concentrarci su uno. Beh, di sicuro il primo è fare qualcosa che permetta a chi ha il potere di prendere le decisioni, di prendere questa decisione, quindi di assumersi la responsabilità politica di iniziare questa transizione necessaria, perché è condizione necessaria per la nostra stessa sopravvivenza. Per farlo ci sono tanti modi, tante strategie, si va dalla disobbedienza civile all'advocacy, tanti modi diversi di sensibilizzare il pubblico e di coinvolgerlo in azioni appunto di pressione sulle istituzioni. Ora non voglio affrontare questo tema perché il focus è un altro. L'altro elemento che va di pari passo è quello che bisogna immaginare un futuro, bisogna immaginare una possibile strategia per cambiare il nostro sistema, bisogna creare una visione che ci faccia un po' da linea guida, che ci faccia un po' da obiettivo. Se noi non immaginiamo, questo vale per la nostra vita, anche proprio la nostra vita personale, senza per forza ragionare nei termini macroscopici dell'economia e della società globale, se noi non immaginiamo quello che vogliamo, non lo otterremo. Dunque, una componente essenziale della nostra opera nel cercare di trasformare il mondo, di fatto, la società, la nostra civiltà, è quella di immaginare futuro, no? Nella presentazione di questa lezione c'è scritto di pensare l'impensabile, no? Noi siamo purtroppo abituati a pensare che le cose non cambino, a pensare che i poteri che possono far cambiare le cose siano troppo forti per poter essere condizionati. Ma io vi invito a pensare che in realtà tutte queste cose noi le crediamo per abitudine, ma in realtà storicamente i cambiamenti radicali e profondi sono sempre avvenuti, apparentemente. I contemporanei dicevano sempre inaspettati, ma di fatto c'era sempre qualcuno che in un certo senso li aveva voluti o previsti, non sempre ovviamente, però spesso. Dunque il cambiamento è possibile, non è impossibile, sembra impossibile perché in un certo senso siamo un po', abbiamo delle abitudini mentali di cui è difficile disfarsi, ma se veramente facciamo questo sforzo di immaginazione e iniziamo a pensare quello che fino al giorno prima sembrava impensabile, allora forse riusciremo a rendere possibile ciò che fino a prima sembrava impossibile e ci facevano credere che fosse impossibile. Ok? Che ruolo ha Jeremy Rifkin? Io voglio offrirvi la storia, la proposta di Jeremy Rifkin, non come un dogma, né tantomeno come la soluzione a cui noi ci dobbiamo accodare come società, ok? Ma voglio offrirvi la visione di Jeremy Rifkin come uno stimolo, come uno spunto per fare questo lavoro immaginativo di cui vi ho appena parlato, ovvero per immaginare il futuro che vogliamo, no? Come società, come persone, come individui, come comunità di cittadini e come comunità di esseri viventi, va bene? Jeremy Rifkin, quindi, il titolo appunto di questa lezione è una fiaba di Jeremy Rifkin, no? Perché Jeremy Rifkin fa questo, secondo me, o almeno ha fatto questo per me. Ci offre una storia, no? Ci offre una storia di come potrebbero andare le cose se andasse tutto bene, no? Una storia di come possiamo trasformare il nostro sistema produttivo così da renderlo da distruttivo a sostenibile. Dunque io vi propongo la storia di Jeremy Rifkin in quest'ottica e ci tengo a specificare, io non voglio che venga letto, diciamo così, come la soluzione. Io credo che esistano tantissime persone in giro per il mondo, molto autorevoli, che pensano, che hanno delle idee, che hanno delle strategie possibili su come cambiare la situazione, su come cambiare il nostro sistema e che sia necessario venire a conoscenza di tutte queste soluzioni per poi portare avanti un discorso condiviso e decidere insieme, in base alle esigenze locali, territoriali, culturali, quali siano le soluzioni che meglio si adattano ai contesti, alle situazioni, ai paesi, alle nazioni, alle località. No? Quindi Jeremy Rifkin è semplicemente un ingrediente di questa ricetta che secondo me va arricchita e va portata avanti, insomma, collettivamente all'interno di un processo decisionale che sia democratico. Ora, Jeremy Rifkin parte da questo problema. Come cambiare il sistema? Beh, per cambiare un meccanismo e ricostruirlo è necessario capirne il funzionamento. Dunque, il primo punto messo in luce da Rifkin è l'analisi del sistema.
quali sono le componenti del sistema che bisogna capire per poi poter agire su queste componenti e trasformare la macchina, no? Trasformare il sistema, smontare e ricostruire. Ok, beh, Rifkin individua tre pezzi fondamentali del sistema, no? Lui dice, ci sono state finora due grandi rivoluzioni industriali che hanno cambiato profondamente il nostro sistema, il nostro ecosistema. La prima, che è avvenuta appunto nell'arco del XIX secolo, scusate, nella slide c'è scritto nono, ma ovviamente intendo XIX, e una seconda invece che è avvenuta nel corso del XX secolo. Entrambe queste rivoluzioni sono state caratterizzate dalla convergenza di tre elementi fondamentali. Da una parte un nuovo sistema energetico, una nuova fonte energetica, quindi che forniva una nuova energia, che forniva più energia di prima e quindi più capacità produttiva, ok? E il secondo e terzo ingrediente sono una nuova tecnologia di comunicazione che ha permesso dunque la diffusione di una cultura e anche l'elaborazione di una logistica per gestire queste nuove energie, queste nuove potenzialità produttive e una nuova tecnologia di trasporto. No? Che quindi permetteva, grazie anche alla logistica che si è potuta sviluppare e che ha potuto diventare più complessa grazie a queste nuove tecnologie di comunicazione, nuovi sistemi, nuove tecnologie di trasporto che hanno permesso una maggiore distribuzione di tutti quei prodotti che la capacità produttiva aumentata grazie al nuovo sistema energetico aveva messo a disposizione sul mercato. Facciamo degli esempi, giusto per capire questa analisi un po' generale astratta che ho fatto, cosa significa? Beh, nella prima rivoluzione industriale, qual è stato il nuovo sistema, la nuova fonte di energia? Il carbone, ok? Il carbone è stato utilizzato appunto nella macchina a vapore per automatizzare un sacco di processi produttivi, no? Che quindi hanno aumentato tantissimo la produttività in tantissimi settori, da quello tessile appunto anche a quello della stampa stessa, quindi la produzione di carta stampata, quindi una maggiore diffusione di istruzioni, di indicazioni, una maggiore fluidità e velocità del circuito delle informazioni. A noi oggi sembra assurdo pensarci che siamo abituati con un messaggio in chat a mandare istantaneamente un'informazione dall'altra parte del mondo, ma ai tempi anche solo avere la possibilità di trasportare dei pezzi di carta su una locomotiva con un motore a vapore azionato a carbone aumentavano enormemente la capacità che queste informazioni avevano di organizzare una logistica e di coordinare un sistema di distribuzione e di produzione molto più esteso di prima. No? La storia dell'America dell'Ottocento è proprio la storia di come sono, e anche dell'Europa in realtà, di come le ferrovie si sono fatte avanti, no? Di come le ferrovie sono state in grado di diffondersi capillarmente sul territorio. No? La stampa poi è stata superata dal telegrafo, che ha reso ancora più rapida questa comunicazione, molto meno eclettica ovviamente della carta stampata, perché il telegrafo si doveva accontentare del codice Morse, quindi di soltanto due tipi di input, no? Una sorta di codice binario ante litteram, il famoso alfabeto Morse. Però comunque anche questo ha reso molto più veloce, molto più istantanea la comunicazione, facilitando ulteriormente la gestione appunto di questa aumentata produttività e di questa aumentata capacità di distribuzione, ok? La seconda rivoluzione industriale ovviamente ha visto l'apparizione sulla scena del petrolio, no? Un nuovo combustibile che ha aumentato enormemente il potenziale, appunto, la capacità di lavoro delle macchine, no? Rispetto al carbone, molto più efficiente, no? E insieme al petrolio sono arrivati i motori a scoppio. Sapete che nell'arco del Novecento c'è stato un investimento smisurato, in particolare in Italia, devo dire, ne paghiamo ancora oggi le conseguenze, della costruzione appunto di strade, no? La cementificazione, per facilitare il trasporto su gomma, appunto, un trasporto che si serve del motore a scoppio su dei veicoli appunto più piccoli rispetto alle locomotive, o comunque più agili in un certo senso. Ma questo vale anche per gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è stato il boom dei quartieri residenziali nelle province delle grandi città, in cui negli anni 50, 40, 50, nel secondo dopoguerra, insomma, a cui gli americani potevano andare e venire dalla città grazie alle macchine,
no? Grazie alle automobili. E poi l'elettricità, chiaramente, il telefono, la televisione, la radio. Questo ha ulteriormente aumentato la capacità, appunto, di gestione di queste nuove risorse, intese appunto come risorse energetiche, petrolio, nuova capacità produttiva e nuove tecnologie di distribuzione. Il motorascopio poi ovviamente non riguarda soltanto le automobili, ma insomma, col petrolio noi alimentiamo tantissimi tipi di motore, non soltanto delle vetture su gomme. Bene, ora potete, secondo me, adesso sicuramente qualcuno di voi avrà capito dove vorremmo andare a parare, nel senso che quella che Rifkin propone è una terza rivoluzione industriale, e perché ci sia una terza rivoluzione industriale è necessario che ci siano questi ingredienti. Una sostituzione di questi ingredienti, come c'è stato per la prima e per la seconda, no? E quali possono essere questi ingredienti nel caso della terza rivoluzione industriale? Beh, per quanto riguarda le nuove fonti di energia, ovviamente le fonti di energia rinnovabili, no? Quindi l'energia solare, l'energia eolica, i biogas, l'energia, oh mamma mia, adesso mi sfugge, insomma, termica, del sottosuolo, l'energia idroelettrica, diciamo in parte, nel senso va ripensata da certi punti di vista, ma insomma, tutte quelle fonti di energia rinnovabili che non hanno un impatto distruttivo sull'ambiente, no? Per quanto riguarda invece, ovviamente, una nuova tecnologia di comunicazione è internet. E adesso vedremo in che modo questa nuova fonte di energia e questa nuova tecnologia di comunicazione possano dar vita, possano raffigurare, rappresentare un nuovo sistema economico, produttivo e quindi in ultima istanza una nuova civiltà, no? Secondo Rifkin, questo nuovo sistema che la terza rivoluzione industriale, a cui la terza rivoluzione industriale dovrebbe aprire le porte, si regge su cinque pilastri. Questi pilastri sono le energie rinnovabili, la creazione di microimpianti, lo sviluppo di nuove tecnologie efficienti per l'accumulo di energia, quindi le batterie, lo sviluppo della smart grid e ovviamente l'utilizzo di un nuovo sistema di trasporti. Ora, questa diciamo che è una piccola rappresentazione visiva di come, molto semplificata, di come potrebbe apparire un nostro piccolo centro cittadino, diciamo così. E ora vi spiego ciascun ingrediente di questa rivoluzione. Beh, con le energie rinnovabili c'è poco da dire, nel senso noi abbiamo bisogno di fonti di energia che non implicano una devastazione dell'ecosistema e un inquinamento della nostra atmosfera, della nostra terra e delle nostre acque, e ovviamente un'emissione di gas serra nell'atmosfera che aumenti ulteriormente l'effetto serra. No? Quindi è necessario sviluppare appunto tutte quelle tecnologie legate allo sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolar modo l'energia solare. C'è un problema però delle energie rinnovabili, è che a differenza dei combustibili fossili, le energie rinnovabili sono intermittenti. Cosa significa che sono intermittenti? Nel senso che non se ne può garantire al 100% la continuità. Se noi abbiamo i pannelli solari in un giorno di sole, non abbiamo problemi, in un giorno in cui ci sono le nuvole invece non possiamo produrre energia. Allo stesso modo, se abbiamo delle pale eoliche, in un giorno di vento abbiamo energia, nel giorno di vento non abbiamo energia. In questo senso è fondamentale delocalizzare il più possibile la produzione di energia rinnovabile e quindi far sì che l'energia sia prodotta in tanti luoghi diversi, in modo tale che in qualche modo, quando non viene prodotta da qualche parte, venga prodotta in un'altra zona. E qui entrano in gioco appunto l'idea di microimpianti. Secondo l'idea di Rifkin è fondamentale che vengano costruiti tantissimi microimpianti. Che cosa sarebbero questi microimpianti? Ma banalmente sono le nostre stesse case, che a seconda delle caratteristiche geografiche del luogo dove ci troviamo, potrebbero trasformarsi in piccoli impianti di produzione energetica. Immaginate a Milano di avere pannelli solari sui tetti, immaginate di avere una rete
una rete appunto che collega questi pannelli solari ai pannelli solari delle altre città, e quando produciamo energia a Milano e a Torino ci sono le nuvole, trasmettiamo la nostra energia e viceversa. No? E questo può valere anche per tutte le altre fonti di energia rinnovabili, ovviamente. Un altro modo per ovviamente rimediare al problema dell'intermittenza delle energie rinnovabili sono i dispositivi di accumulo dell'energia, quindi le batterie. No? È fondamentale che sia possibile accumulare energia in modo tale da averne a disposizione nel momento in cui non è possibile produrla per qualsiasi motivo, ma appunto ne abbiamo messa da parte. Questo è un problema abbastanza spinoso dal punto di vista tecnologico, perché appunto non è così, non è ancora a livello della ricerca appunto ingegneristica su queste tecnologie, c'è ancora molto lavoro da fare ed è un lavoro che viene fatto. Anche ovviamente l'idrogeno rappresenta una possibilità molto importante. Adesso non voglio entrare nello specifico delle questioni tecnologiche, anche perché non mi competono. E un'altra questione molto delicata delle batterie è quella appunto dell'estrazione dei minerali e dei materiali necessari a produrle. Come molti di voi saprete, l'estrazione nelle miniere di questi minerali, è legata a due problemi fondamentali: un problema di tipo appunto ecologico, ovvero la devastazione degli ecosistemi dove queste miniere vengono realizzate, e uno di tipo sociale, civile, nel senso che spesso in alcune aree del mondo, le miniere, l'apertura e la gestione di queste miniere è legata a sfruttamento dei lavoratori, è legata a disordini. A livello sociale, gestione appunto da parte della malavita, spesso in alcune aree africane, spesso ci sono dei veri e propri eserciti privati che gestiscono e mantengono l'ordine o comunque controllano appunto queste aree che poi in ultima istanza vanno a arricchire le multinazionali che commerciano e distribuiscono questi minerali a tutti i vari produttori di dispositivi, ma appunto per esempio le batterie, ma non solo, in giro per il mondo. Questo è un problema enorme, adesso ve l'ho accennato in maniera estremamente superficiale, vi invito ad approfondirlo, chiaramente purtroppo non essendo il tema di questa lezione mi fermo qui. La smart grid, quarto pilastro, che cos'è una smart grid? Beh, un po' già ve l'ho accennato, una smart grid, cioè immaginate, facciamo così, per spiegare una smart grid partiamo da come funziona la rete energetica, diciamo così, nella nostra società. Fondamentalmente da noi c'è questo si segue questo modello, questo paradigma che Rifkin definisce del capitalismo centralizzato, ovvero c'è un produttore di energia. Immaginate un cerchio, al centro del cerchio, quindi centralizzato in questo senso, c'è un grande produttore di energia. No? E a partire da questo centro, dove c'è il grande produttore di energia, ci sono tanti rami, tante biforcazioni che partono per distribuire appunto l'energia alla periferia del cerchio. Okay? Quindi è centralizzato e univoco, nel senso che l'energia viene prodotta da un grande produttore che sta al centro e viene distribuita attraverso tante piccole diramazioni verso la periferia al consumatore. No? La smart grid invece è diversa. La smart grid è diversa perché non c'è più un centro e soprattutto non è più univoca, ma è bidirezionale. La smart grid viene definita anche rete infoenergetica. Cosa significa? Per spiegarvelo, ve la descrivo, no? Immaginate una città in cui ci siano, adesso magari la rendo anche un pochino più romantica e ingenua di quanto potrebbe effettivamente essere da un punto di vista effettivamente di tecnologico, no? Però immaginate una città in cui ci siano tetti e pannelli solari su tutti i tetti, pale eoliche qua e là, tanti vari di dispositivi per la generazione di energia che per esempio sfruttano la mobilità del traffico o magari la produzione di gas a partire dalla decomposizione dei nostri rifiuti organici. No? Immaginate tutti questi vari piccoli microimpianti appunto di produzione di energia, tutti collegati gli uni con gli altri da una rete che a sua volta è collegata a tutti i consumatori, no? A tutti coloro che hanno bisogno di questa energia, quindi a tutte le case private, alle aziende, agli uffici pubblici, alle scuole, eccetera, eccetera, a tutti le componenti della nostra società.
All'interno di questa rete l'energia può muoversi in due sensi, perché a seconda dei bisogni l'energia si sposta. Ci sono dei luoghi dove magari si produce più energia di quanto serva, e allora l'energia passa, va in direzione dei luoghi dove serve. Ci sono dei luoghi invece dove magari serve di più e se ne produce di meno, e quindi attraggono questa energia. O magari queste aree i ruoli si possono capovolgere, quindi l'energia deve essere anche in grado di fare il percorso inverso. Ma io ho detto anche un'altra parola, che è infoenergetica, no? Perché? Cosa significa? Perché questa smart grid, per poter funzionare in modo efficiente e quindi ridurre anche gli sprechi, perché uno degli enormi problemi della produzione, cioè dell'insostenibilità del sistema energetico attuale, è anche l'enorme dispersione energetica durante la distribuzione dell'energia, no? Anche perché gli impianti sono talmente lontani dai luoghi dove poi l'energia viene consumata, che anche solo per una questione fisica, no, di dispersione, l'energia viene sprecata, viene dispersa. E quindi produrre l'energia in loco e avere un sistema intelligente, quindi delle applicazioni, una rete di analisi appunto dei dati, dei sensori, che registrino le esigenze, magari facciano anche delle previsioni in base all'analisi dei dati disponibili, di quali saranno le esigenze, permetterebbe di gestire l'energia in modo estremamente efficace, senza sprechi, ottimizzandola, no? E quindi rendendo appunto questa rete intelligente. Questa rete chiaramente non deve soltanto riguardare le abitazioni private, le industrie e le aziende, ma deve riguardare anche i trasporti. Rifkin, come ultimo punto, per ultimare questa transizione energetica, dice: ok, bisogna convertire tutti i trasporti da elettrici, da a combustibili fossili a elettrici o idrogeno, no? Qui appunto ribadisco che non entro nel merito della tecnologia perché è specifica, perché non mi compete. Chiaramente, e quindi immaginate, per esempio, voi sapete, non so se lo sapete, ma ve lo dico io, in media, chi di voi vive a Milano vedrà quanto la gente passi le sue mattinate in macchina, insultando, gli altri automobilisti bloccati nel traffico in una sorta di vortice di pazzia inspiegabile dal mio punto di vista, quando potremmo utilizzare appunto i mezzi pubblici, rendendoli molto più efficaci tramite un'eliminazione del traffico cittadino, eccetera, eccetera. Però una cosa ancora più sconvolgente di questa autoindotta pazzia degli automobilisti milanesi è il fatto che chi di noi dispone di un'automobile, possiede un'automobile, non la usa per il 90% del tempo, ma forse anche di più, adesso non mi ricordo precisamente la cifra, ma è una cifra di quell'ordine di grandezza. Quindi la maggior parte del tempo le automobili che noi possediamo non vengono utilizzate. Quindi al di là dell'ovvia conclusione che un sistema di car sharing, quindi di condivisione dell'automobile, sarebbe molto più intelligente e molto meno impattante sul nostro ambiente cittadino, non soltanto per quanto riguarda l'inquinamento, ma anche per quanto riguarda lo stress, c'è anche da dire che anche se possedessimo delle automobili che non consumano soltanto energia, ma sono anche in grado di produrne, e qui vi invito a fare uno sforzo di immaginazione, potremmo trasformare le nostre stesse automobili, quando sono ferme, in una risorsa sostenibile. Perché se avessero un pannello solare sul loro tettuccio e fossero collegate appunto a questa smart grid, potrebbero trasformarsi in microimpianti. Questo probabilmente non risolverebbe, oppure lo risolverebbe se andasse di pari passo con anche uno studio sui materiali, il problema delle polveri sottili causato appunto dall'erosione dei pneumatici sulla strada, che è una delle principali cause della concentrazione delle polveri sottili, che sono appunto un elemento fondamentale dell'inquinamento dell'aria in città, in particolare a Milano, e che rappresentano un problema e che di fatto, se non vengono cambiati i materiali, continuerebbe a rappresentare un problema anche nel caso in cui convertissimo la fonte di energia utilizzata per azionare questi automobili. E qui vi invito a fare uno sforzo di immaginazione, perché l'altra sera ho ascoltato un intervento di Guido Viale sulla pagina di Extinction Rebellion e raccontava come a Milano, da quando c'è il coronavirus e quindi il traffico praticamente si è annullato, è stato calcolato che in media lo stesso autobus compie il suo percorso completo, il suo tragitto completo, in un terzo del tempo, e questo significa che
in un'ora, cioè che nello stesso tempo l'autobus compie tre volte il percorso che compie normalmente in condizioni di traffico normale. Questo ci fa capire che eliminando il traffico cittadino e senza fare ulteriori investimenti di potenziamento del trasporto pubblico, il trasporto pubblico sarebbe già tre volte più efficace. Okay? Se a questo aggiungessimo un ulteriore potenziamento del trasporto pubblico, un potenziamento del car sharing in senso intelligente, un potenziamento di un servizio taxi ecologico, no? Risolveremmo, sarebbe sicuramente molto, cioè sarebbe ovvia la soluzione in realtà, quindi io vi invito anche a interrogarvi sulle ragioni per cui questi provvedimenti non vengono presi, non vengono pensati, senza volervi offrire una risposta. Sì. Vabbè, chiaramente, effettivamente, mi chiedo scusa per aver menzionato la soluzione più ovvia di tutte. Assolutamente. Guarda, mi sento autoffeso, nel senso che sono ciclista e sostengo assolutamente la bicicletta, è la prima soluzione in assoluto e il primo provvedimento che io mi aspetterei come cittadino sensibile, attento alla mia salute, alla salute dei miei concittadini. La prima cosa che mi aspetterei è un potenziamento delle piste ciclabili e oltre che ovviamente a tutto un disincentivo sull'utilizzo della motorizzazione privata. Quindi grazie per avermelo fatto notare, perché è ovviamente un ingrediente essenziale. Detto questo, alla luce del fatto che comunque un sistema di trasporto pubblico è anche una forma di più, se vuoi, più capillare, più atomica, diciamo così, del trasporto, è comunque importante. Questa sarebbe una soluzione ulteriore, che comunque andrebbe in direzione di una riduzione, perché tutte queste idee di cui vi ho parlato, quindi un potenziamento del trasporto pubblico, un utilizzo di un car sharing ecologico intelligente, eccetera, eccetera, richiederebbero una diminuzione enorme della presenza di singole auto, cioè degli individui auto sul territorio cittadino, no? Quindi comunque sarebbe un processo di riduzione, non di aumento. Detto questo, la bicicletta è sana, oddio. Adesso per renderla sana dobbiamo metterci la mascherina antismog, però tendenzialmente potrebbe essere sana in una città con un'aria pulita. Vi invito a mettervi il casco e la mascherina antismog per tutelare la vostra incolumità e la vostra salute sul lungo E termine. io vi ricordo solamente che chi decide di usare la macchina, in media l'anno passa 9 giorni in mezzo al traffico. Grazie, Quindi sì, tutti i giorni assolutamente. guadagnati a prendere la bici. Esatto, grazie. E, va bene. Ok, volevo fare una puntualizzazione prima di passare oltre. Nel senso che questa idea della smart grid, questa idea anche del sharing, che comunque si appoggia sui dati che noi immettiamo continuamente tramite i nostri dispositivi e le nostre applicazioni online, no? E che quindi dovrebbero confluire in un sistema di analisi, che quindi accederebbe a dati sensibili su di noi, solleva un enorme problema di privacy, di cui in questi giorni sentiamo molto parlare, perché c'è chi sostiene che la soluzione del coronavirus, io non ho un'opinione al riguardo, tra l'altro, ci tengo a specificarlo, sia anche attraverso il monitoraggio diretto delle persone, dei contagiati, tramite appunto l'analisi dei dati che queste persone immetterebbero più o meno spontaneamente in dei sistemi. Questo è un enorme problema, anche questo, esattamente come il problema delle miniere, dell'estrattivismo, delle disuguaglianze sociali, dello sfruttamento dei lavoratori e della schiavitù in alcuni casi, appunto, delle miniere. Anche questo è un enorme problema che bisogna affrontare nel momento in cui si decidesse di implementare un sistema smart come quello che ho descritto. E questo va tenuto a mente e non va assolutamente trascurato. Ma non deve neanche frenarci, nel senso che sono tutte cose che si possono affrontare e si possono risolvere, sicuramente. Va bene, quindi mi avvio alla conclusione. Quali sono gli effetti sperati della visione di Rifkin? Vabbè, ovviamente alcuni sono ovvi, no? Ovvero la riduzione, se non addirittura al limite, l'eliminazione dell'impatto dell'essere umano sull'ecosistema tramite la trasformazione del sistema produttivo. Ma ci sono anche aspetti, diciamo così, più morali, se volete, sociali, no? Uno è la democratizzazione dell'energia. Un aspetto interessante di questo nuovo sistema di produzione energetica, è che le persone non andrebbero più a pagare il prodotto che consumano, ok?
Perché l'energia sarebbe gratuita, il sole è gratis, non è che dobbiamo pagare la tassa sul sole, il vento pure, no? I rifiuti li produciamo noi, non li dobbiamo comprare, no? Quindi ci sarebbe, non si pagherebbe più la fonte, cioè il combustibile, diciamo così, la fonte di energia, si pagherebbe il servizio che la gestisce, ok? E ciascuno potrebbe contribuire in questo senso a democratizzazione, perché con l'implementazione dei microimpianti ciascuno potrebbe potenzialmente partecipare alla produzione di energia. E quindi, esattamente come su YouTube, ciascuno è sia produttore, cioè sia consumatore perché guarda i video, ma può anche essere produttore perché può realizzare il video e caricarlo online. Allo stesso modo accadrebbe per l'energia, in questo senso quindi democratizzazione dell'energia che ci permetterebbe di passare, per quanto riguarda il settore energetico, da quello che Rifkin definisce capitalismo centralizzato, che è quello che vi ho descritto prima e che è una condizione necessaria di un sistema produttivo energetico basato sul combustibile fossile, perché il combustibile fossile per essere utilizzato richiede delle infrastrutture che soltanto un sacco di soldi possono pagare, quindi soltanto i finanziamenti statali o delle grandi multinazionali possono sostenere, no? In questo modo, invece, sì, bisognerebbe produrre i dispositivi, i pannelli solari, eccetera, eccetera, però sarebbero cose che ciascuno potrebbe comprare con degli incentivi statali a maggior ragione, impiantare sul proprio tetto e partecipare a questo processo democratico di produzione e distribuzione dell'energia, no? E questo è anche un altro enorme importantissimo effetto. Abbiamo parlato di capitalismo centralizzato che si trasforma in capitalismo distribuito. Ora, per chi di voi non sapesse cosa significa capitalismo come parola, diciamo in due parole povere, ne metto in luce soltanto un aspetto che è centrale in questo momento, cioè capitalismo è fondamentalmente un sistema produttivo che si basa sull'accumulo di profitto, ovvero sulla generazione di un surplus, ovvero su una quantità di soldi che sono in più rispetto ai soldi che hai investito all'inizio del processo produttivo. Questo surplus, questo profitto, viene poi in parte viene reinvestito nella stessa attività per farla progredire, crescere e fiorire, e in parte viene tenuto come per il proprio beneficio, eccetera, eccetera, da questi produttori. Ora, se per generare questo profitto dobbiamo consumare i combustibili fossili, capite che c'è una connessione necessaria, ineludibile, tra il consumo e la generazione del profitto, e quindi tra lo sfruttamento dei lavoratori e delle risorse naturali e la distruzione degli ecosistemi e la generazione del profitto. Ok? C'è una connessione necessaria tra queste due cose. Sono direttamente proporzionali l'una con l'altra. Se venisse implementato questo sistema in cui tu non paghi il consumo, ma paghi il servizio, si creerebbe un meccanismo virtuoso per cui in realtà il profitto è tanto maggiore quanto più efficiente è il servizio che gestisce l'energia, e quindi tanto più questo servizio è in grado di far risparmiare energia, è in grado di ottimizzare la distribuzione, di rimuovere gli sprechi. Perché tanto più tu sei capace di far questo, tanto più il tuo servizio è competitivo nel mercato dei gestori di questo servizio. E quindi il profitto passerebbe dall'essere generato dal consumo e dallo sfruttamento delle risorse naturali e umane al risparmio, no? Alla conservazione del sistema, no? Energetico. Ok, e un altro effetto fondamentale è l'idea per cui molti dicono: ma cosa ne facciamo se smantelliamo l'industria petrolifera, eccetera, eccetera, poi tutti quelli che lavorano in quel settore che fanno? Beh, in realtà questo è un falso problema, nel senso che gli unici che perderebbero probabilmente il lavoro sarebbero gli amministratori delegati delle grandi multinazionali, nel senso che tutta quell'enorme massa di lavoratori che perderebbe il lavoro nel settore dell'industria petrolifera verrebbero ovviamente riorientati nella creazione di questa enorme infrastruttura, no? Quindi in realtà si creerebbe un'enorme massa di nuovi lavori, senza contare che Rifkin prefigura anche una diversa concezione, una diversa, una, un diverso
panorama lavorativo in cui magari le persone avranno bisogno di lavorare meno per avere la stessa quantità di cose necessarie per il loro sostentamento e per il loro benessere, no? Anche nell'ottica magari di una decrescita, no? Di una decrescita cosiddetta felice. E quindi magari potremmo anche semplicemente lavorare meno perché questa distribuzione democratica, questa produzione e distribuzione democratica ci permetterà di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, almeno in termini energetici, ma questo discorso, badate bene, si può fare anche in altri ambiti. Dopo vi faccio in due parole un altro esempio. Avere a disposizione tutte quelle risorse che ci servono a vivere bene e a lavorare meno, e quindi avere più tempo libero per dedicare alla crescita della nostra persona, alle nostre relazioni, a tutte quelle cose che trascuriamo in questa vita, diciamo così, di super lavoro, di iperattivismo e di burnout, no? Di iperstress. E vabbè, la riduzione dell'impatto sull'ambiente l'ho già menzionata, e la nuova logica produttiva anche. E l'altro aspetto, questo qui è molto, molto interessante, che Rifkin ci dice: la grande difficoltà di questa transizione è riconvertire le infrastrutture già presenti, no? Le infrastrutture energetiche presenti nella nostra civiltà, nella nostra società, nel nostro sistema produttivo. Però nei paesi in via di sviluppo, in realtà, implementare, se ci fosse la volontà e i finanziamenti, e secondo Rifkin il problema di finanziamenti non esiste, è solo un problema di volontà, che volendo i soldi si potrebbero prendere, togliere dal settore fossile e iniettare tutto in questo settore qui. E i paesi di sviluppo potrebbero rappresentare un ruolo, potrebbero avere un ruolo trainante, proprio perché non hanno le infrastrutture della seconda rivoluzione industriale. E quindi noi costruiremmo direttamente, si potrebbe costruire direttamente le infrastrutture della terza, no? E quindi questi paesi potrebbero addirittura fare un po' da aprifila in questa transizione. E questa è anche una piccola suggestione interessante. Questo è capitalismo distribuito, vi ho già spiegato cos'è. Qui menziono soltanto appunto il concetto di prosumer, no? L'idea che, a differenza del capitalismo centralizzato, dove il produttore e il consumatore sono separati, nel capitalismo distribuito o capitalismo sociale, come lo chiama Rifkin, il produttore e il consumatore si identificano e quindi nasce il prosumer, che è esattamente quello che già accade con YouTube, o meglio, adesso anche YouTube si è un po' centralizzato, a dir la verità, però è nato nei suoi principi, ma in realtà internet stesso, no? Ciascuno è produttore e consumatore di informazioni. E l'altro elemento interessante è che si passerebbe appunto dal consumo, come vi ho detto, all'accesso. Che cosa significa? Che chiaramente noi non, esattamente nella logica dello sharing, noi non pagheremmo più per possedere il prodotto e per consumare il prodotto, ma pagheremmo per accedere al servizio. E quindi dalla proprietà privata si passerebbe all'accesso al servizio, che è esattamente la stessa logica del car sharing o del bike me, della Mofo, tutti i vari sistemi di sharing, adesso ci sono pure i monopattini, eccetera, eccetera. Cioè voi, se ci pensate, non possedete un monopattino, ma usate un monopattino. Non possedete una bici, ma usate una bici. Non possedete un'auto, ma usate un'auto. Questa è la logica della sharing economy, e che è la logica per cui, grazie alla quale si passerebbe dalla fonte del profitto, intesa come il consumo e quindi la proprietà, volta al consumo, si passerebbe alla fonte del profitto, cioè si passerebbe all'accesso al servizio come fonte del profitto, e quindi per forza di cose il risparmio come fonte del profitto, perché se io gestisco un sistema di car sharing, più curo la manutenzione delle mie auto e quindi più faccio durare la vita delle mie auto, più profitterò su quella singola auto, ovviamente, perché verrà usata di più. Qui c'è un monito appunto che vi ho già fatto e lo ribadisco, nel senso che tutte queste belle idee di cui vi ho parlato non vanno prese troppo alla leggera, nel senso che anche queste, in una loro eventuale strategia e pianificazione di implementazione, devono tener conto di tutta una serie di problemi. Qui vi ho fatto solo un esempio, ma in realtà di esempi ce ne sarebbero altri, che è quello appunto dei problemi di giustizia sociale legati a quei paesi. In particolare nella fascia subsahariana, che sono coinvolti, dove si trovano appunto la maggior parte delle miniere, dove vengono estratti quei materiali, quei minerali indispensabili per produrre tutti i nostri dispositivi tecnologici, informatici, già ora ovviamente telefoni, computer, tutto ha dentro questi minerali che purtroppo allo stato attuale, oggi, vengono prodotti a un carissimo prezzo in termini di sfruttamento dei lavoratori e in termini anche di
di disordini, no? All'interno delle società dove queste miniere si trovano. Come parlavo prima, si tratta di guerre civili che si sono susseguite nell'arco dei decenni appunto per il controllo di questi territori, spesso, come dire, in collusione con le multinazionali, che appunto vogliono mettere le mani, ovviamente, su queste risorse. Prima di spiegarvi quest'ultimo concetto con cui ci lasciamo, vi voglio fare un altro esempio, rispetto a quello, perché oggi abbiamo parlato della riconversione del sistema energetico, ma io vi invito a immaginare che questa cosa si possa fare anche in altri ambiti e vi voglio portare un esempio, quello dell'agricoltura. L'agricoltura, il sistema agricolo attuale è un sistema estrattivista, esattamente come l'estrazione del petrolio, esattamente come l'estrazione dei minerali, si basa sul consumo e sulla distruzione dell'ecosistema. Perché? Perché noi piantiamo, oltre all'utilizzo di fertilizzanti, pesticidi, eccetera, eccetera, tossici che rovinano la terra, anche non tenendo conto di quelli, comunque il nostro sistema agricolo funziona sullo sfruttamento del terreno, perché noi piantiamo delle piante che poi togliamo e ripiantiamo per l'anno dopo. Dunque, estraiamo queste piante per poi ripiantarne di nuove. Questo procura cioè rovina il terreno, rovina il suolo a prescindere, al di là delle sostanze che tu utilizzi per concimarlo e per difenderti dai cosiddetti, insomma, dagli insetti, eccetera, eccetera, che in realtà fanno parte della biosfera e andrebbero invece sfruttati il loro contributo. Quindi è un sistema estrattivista. È già di per sé. Ora, esistono tantissime tecnologie agricole, in particolare mi viene in mente appunto l'agricoltura sinergica e la permacultura, che invece prospettano la possibilità di sviluppare un sistema agricolo che sia rigenerativo, ovvero che sia basato sull'idea che non che, cioè che la sua vita non dipenda dalla distruzione stessa delle piante, ma che la sua vita anzi generi in continuazione nuova vita, nuove piante e nuovi frutti. E questa cosa la si può fare se, studiando le condizioni geografiche del territorio, si riescono a inserire tutta una serie di piante e anche di specie animali, dalle oche agli insetti, per intenderci ai maiali, alle pecore, tutti possono avere una funzione all'interno di una riproduzione di un ecosistema che quindi poi diventerebbe indipendente dall'intervento dell'uomo e continuerebbe a produrre frutti in automatico. Permacultura viene da cultura permanente, proprio questo è il senso, no? E quindi, ed è un sistema che invece di distruggere, basarsi sull'idea di estrazione e di sfruttamento, è un sistema invece rigenerativo e tra l'altro è anche molto più efficiente in termini produttivi, nel senso che a parità di territorio occupato da questo sistema, da questa tecnica agricola, produce di più di un'agricoltura tradizionale. E chiaramente questo sistema, non, almeno per ora credo, poi magari mi sbaglio, non sono un esperto, non si può realizzare in termini industriali, proprio perché è necessaria una conoscenza e una comprensione delle dinamiche di quel specifico pezzo di terra. Anche per questo richiederebbe uno stravolgimento del nostro modo di concepire l'agricoltura, no? E che andrebbe tra l'altro di pari passo con la gestione dell'acqua e delle fognature dei nostri scarti, perché noi ora buttiamo tutti i nostri residui organici, che vanno giù per il water, diciamo così, vanno a finire nelle fogne e poi finiscono chissà dove. In un sistema rigenerativo, tutti questi nostri scarti verrebbero reinnescati appunto in questo ciclo di produzione virtuoso, rigenerativo di vita vegetale e animale. E in ultima istanza, quindi adesso vorremmo salutarvi con questa piccola riflessione che Rifkin fa a conclusione del suo libro, che secondo me è fondamentale, nel senso che il problema della riconversione, della transizione è sicuramente un problema tecnico, è sicuramente un problema economico e sociale, e oggi ne abbiamo visti alcuni aspetti, alcune prospettive, ma è fondamentalmente un problema culturale, intendendo con cultura la percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo, quella che possiamo chiamare coscienza, no? La coscienza è il modo in cui la nostra mente, il nostro cervello rappresenta il mondo che ci circonda. E purtroppo quello attuale, determinato appunto da questo sistema produttivo, da questo sistema energetico, da questo sistema agricolo, da questo sistema economico, sociale, eccetera, eccetera, è una coscienza che Rifkin definisce geopolitica. Cosa significa? È una coscienza che concepisce i confini, che vede il mondo attraverso i confini, attraverso i limiti, come
come se fosse diviso in tante piccole parti disconnesse fra di loro che non si influenzano e non si condizionano, no? Questo ci permette di dire che l'interesse dell'Italia non è l'interesse della Germania. Questo ci permette di dire che il disboscamento dell'Amazzonia non ci riguarda e quindi ce ne possiamo fregare, no? E tante altre cose. Rifkin dice che affinché questa transizione sia possibile, è necessario che questa coscienza geopolitica si trasformi in una coscienza biosferica. Cosa vuol dire? Una coscienza biosferica è una coscienza consapevole di quelle che sono le dinamiche profonde del nostro ecosistema su cui si regge la nostra vita, la nostra sopravvivenza, che sono fondamentalmente le dinamiche di interconnessione continua, nel senso che ogni cosa che noi facciamo, ogni azione ha delle conseguenze e si inserisce in una intricatissima rete di cause ed effetti e si inserisce in un modo che può essere distruttivo o rigenerativo all'interno di un equilibrio, che è l'equilibrio biologico del nostro ecosistema, su cui si fonda la possibilità stessa della nostra sopravvivenza, del nostro benessere psicologico e fisico e della sopravvivenza e della vita e della fioritura di tutta la terra, di tutte le specie viventi. E questo, insomma, questo è quanto. Quindi il mio messaggio fondamentalmente con cui concludo è che l'alternativa è possibile, bisogna lavorare molto sulla visione, bisogna interrogarsi su quali siano le strategie per innescare questo cambiamento, sicuramente fare pressione sulle istituzioni come fanno gli attivisti e le attiviste di Fridays for Futures e non solo, anche di Extinction Rebellion e di tantissimi altri movimenti, è una strada sicuramente importante, ce ne sono altre, ciascuno può fare il suo, ciascuno forse deve fare il suo, perché noi che abbiamo avuto l'opportunità, la fortuna di capire queste cose di cui un pochino abbiamo parlato oggi, secondo me abbiamo anche una responsabilità nei confronti di noi stessi e delle altre specie viventi e degli esseri viventi che ancora devono arrivare. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono delle domande sono molto contento. Allora, grazie mille a te Davide, presentazione interessantissima. Io Interrompo lo sharing. va bene, io avevo accennato che non conoscevo, diciamo, a fondo Rifkin, e come mi spiegavi tu prima della lezione, si vede effettivamente che è americano e che deve comunicare il messaggio che, diciamo, va un po' bene per il popolo americano. Quindi comunque tenere vivo il capitalismo e semplicemente reinventarselo. Mi è piaciuta anche molto la conclusione quando sei arrivato a parlare di agricoltura rigenerativa, il contatto con la terra e il trovare l'equilibrio tra le varie forme di esseri viventi che tra di loro cooperano per appunto creare un ecosistema. E infine, sì, il fatto che non c'è, diciamo, questa coscienza che riesce ad oltrepassare i confini del proprio stato, del proprio territorio e vedere che comunque siamo tutti su una stessa terra. Il paragone, secondo me, non è diverso da avere cinque persone chiuse in casa e una di queste cinque persone mangia tutto quello che c'è nel frigo e le altre non hanno più niente da mangiare, al parallelismo che siamo 7 miliardi sul mondo e se non ci diamo una regolata, qualcuno rimane senza niente. E appunto perché il nostro pianeta, pur essendo vastissimo, è un sistema chiuso, quindi non ha scambi di risorse con altri sistemi. Quindi possiamo immaginarci di andare a vivere su Marte tra una decina d'anni, però se non abbiamo capito il problema che ha, diciamo, distrutto questo pianeta, penso che avremo poche possibilità anche su Marte, insomma. Personalmente non capisco come si possa pensare, cioè se fossimo in grado di rigenerare Marte, di portare la vita su Marte, perché non lo facciamo qua sulla Terra, voglio dire. Sì, purtroppo secondo me rimangono speculazioni un po' così, cioè. Sì, sono modi un po' per, secondo me, anche distogliere l'attenzione, nel senso, sì, nel fondo della tua testa pensi che tanto al massimo scapperò su Marte, ma...
ovviamente non è una soluzione percorribile, almeno dal mio punto di vista. Spero almeno, nel senso che non vorrei ritrovarmi nella condizione di doverlo fare necessariamente, ecco. Esatto. Allora, domande non ne abbiamo ricevute, quindi io in verità ti saluterei perché... È finito il tempo, sì, forse ho parlato un po' No, troppo. diciamo che io sì, ho finito il tempo io ti lascerei qua altre 2 ore a parlare con le persone se hanno qualcosa da chiederti. Va Però bene, io dai, ti ringrazio. sicuramente non sarà l'unica lezione che fai, vero? Ci... Non so, stavo pensando a farne una su Nietzsche e l'attivismo ambientalista, ma devo trovare il tempo di prepararla. Ok, vabbè, però insomma, di tempo dovremmo avercene, Dai, quindi... speriamo, speriamo, ti farò Quindi sapere. va bene, dai. Allora, grazie mille. E niente, ci sentiamo, dai. Buona Certamente. Ciao Andrea, serata. ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao.